tagliare le spese improduttive, investire sui servizi ai cittadini. La giunta del Ghingaro punta sul sociale con l'acquisto di un immobile in piazza Aldo Moro. Così Capanno si inserisce nel momento di crisi di spending review. Realizzare un centro servizi per i cittadini, questo è l'obiettivo dell'acquisto dell'immobile di proprietà del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca, approvato dal Consiglio Comunale con voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza. Una pratica che richiede una spesa di 283.000 euro. L'amministrazione, dopo aver effettuato alcuni lavori di ristrutturazione, trasferirà entro il prossimo anno, nella nuova sede interamente posta a piano terra, gli uffici delle politiche sociali e culturali che attualmente si trovano nel Palazzo della Cultura di via Carlo Piaggia. In questo modo, ha spiegato l'assessore alle finanze Lara Pizza, tutti gli uffici comunali saranno riuniti in piazza Aldo Moro, dove si trova anche il comando della Polizia Municipale, la Farmacia Comunale e il distretto sociosanitario, con evidenti benefici per i cittadini che devono usufruire dei servizi. Questa operazione permetterà di trasferire a partire dal 2013 il Museo Civico Luoghi e Genti dell'Auser di via Cardinale Pacini nel Palazzo della Cultura, con un risparmio annuo di 36.000 euro di affitto per l'ente, ultimo affitto passivo del Comune, che già dal 2008 ha iniziato ad eliminare questo tipo di spese improduttive, tanto da arrivare a risparmiare oltre 200.000 euro in un anno.